Amici telespettatori, bentrovati, eccoci a un nuovo appuntamento di Status, approfondimenti che ogni giorno naturalmente portiamo nelle vostre case per cercare di saperne un po' di più. Ormai è una tiritera che noi vi raccontiamo ogni volta per aprire, soltanto per aprire. Ma poi l'argomento di quest'oggi è un argomento molto importante, perché oggi parleremo di sport paralimpici e del movimento che sta attorno agli sport paralimpici, quindi quei ragazzi che diversamente abili si impegnano a fare sport con grandi difficoltà, dobbiamo dire, perché per fare uno sport paralimpico di sacrifici se ne fanno molti, ma molti di più rispetto a uno sport dei normodotati. Questo si capisce, perché i ragazzi naturalmente, avendo delle difficoltà, insomma, viene tutto più difficile: trasferimenti, andare a fare i campionati, viaggiare, insomma è tutto difficile, i genitori devono accompagnare, quindi pensiamo ai genitori quanti sacrifici fanno. Allora nascono delle realtà che poi diventano importanti proprio per cercare di dare una mano a questi ragazzi che vogliono fare sport e che si includono naturalmente con lo sport a 360 gradi, che hanno relazioni che migliorano la propria qualità della vita grazie a queste iniziative. Una di queste è la Polisportiva Alba, che noi abbiamo preso a campione naturalmente e che ha di recente fatto una bellissima ha partecipato a un bellissimo evento dove la solidarietà dell'Inner Wheel Mondello Palermo ha messo, insomma, nelle condizioni di raccogliere dei fondi con la vendita di alcuni abiti per pagare le spese di viaggio di alcuni atleti che dovevano andare a fare i campionati in Italia, insomma dalla Sicilia dovevano spostarsi. Insomma, il concetto è questo, ma adesso ne parliamo con i protagonisti che io ho qua. Intanto saluto Ada Cipolla ancora. Ciao, una volta, e ci ritroviamo. Grazie. Non mi ricordo il nome, Caterina, chiedo perdono. Cottone. Caterina Cottone, che invece è la presidente del Club Palermo Mondello Inner Wheel. Inner Wheel, l'avevo già presentato prima, però grazie intanto per questa bellissima iniziativa. E poi vado a presentare subito questi meravigliosi ragazzi. Salutiamoci con una bella stretta di mano, bella forte. Il nome? Danilo Lucchese. Luca Mammana. Luca Mammana. Salvo Leone. Edi Scannò. Edi Scannò, eccolo qua, li ho presentati tutti. Questi sono dei nuotatori, giusto? Campioni. Sì. Perché siete maschi e quindi sì. Nuotatori, giusto? Sì. Perché se no eravate nuotamucche, giusto? Giusto. Poi loro due, devo dire subito, uno e due, sono due animatori in villaggi. Perché dove andate? Dove andate a fare gli animatori? Vieni più avanti. Dove andate a fare? Allora, noi, io e Salvo, insieme a Giannoventi. Quale villaggio andate? Non era Città del Mare. Città del Mare, andate a fare gli animatori. Sì. Bravi, ci sono un sacco di ragazze lì. Sì, sì. Quante ce ne sono? Tante. Tutte. Ma voi siete fidanzati? Io sì, una. Tu ne hai una. E tu quante ne hai? Io una. Una pure. Vabbè, meglio che niente, insomma. Vabbè. Sì. Ok, allora, tornate a posto. Allora, questa iniziativa che io ho presentato, adesso faremo vedere delle foto, delle cose, insomma, iniziativa votata naturalmente ad aiutare questi ragazzi a potersi spostare, perché loro sono nuotatori, fanno campionati regionali, nazionali, sono, insomma. Campioni. Che cosa avete organizzato? E allora, noi siamo appunto il Club Palermo Mondello Inner Wheel. Volevo un pochettino, cosa che non abbiamo fatto quella sera, perché i protagonisti assoluti dovevano essere loro. Certo, dovevano, assolutamente. L'Inner Wheel è un'associazione tutta femminile. Inner Wheel vuol dire ruota all'interno del Rotary, quindi mogli dei rotariani che hanno fatto l'Inner Wheel. Mm-hmm. Si basa sull'amicizia principalmente e sul servizio. Per chi ne ha bisogno? Sullo spirito di servizio. Questo è nello statuto del Rotary. Nello statuto, sì, perché infatti seguiamo gli stessi ideali, i valori etici, il logo dei rotariani. Noi, su proposta di una nostra socia, Anna Maria Virzì, appunto dicendo che c'era un'amica, una stilista, che era pronta per noi
a fare una sfilata per beneficenza, al che abbiamo preso l'idea subito, al balzo immediatamente, e dopodiché Ada, amica di Anna Maria, si è proposta appunto sull'associazione Alba. Ecco, allora, abbiamo incontrato Gaspare Ganci, Ada e i ragazzi che sono la polisportiva Alba. Sono la polisportiva Alba, e come si fa a non innamorarsi di questi ragazzi che mostrano sempre una determinazione. Aspetti, mi faccia fare il mestiere, sì, perché sennò lei fa uno. Allora, quali sono le problematiche che nascono all'interno di una polisportiva Alba, che deve seguire naturalmente, lei è il team manager, giusto? Esatto, della polisportiva, poi c'è Gaspare Ganci, che tutti conoscono per ormai l'impegno ultra trentennale, 40, quanti sono? Lui è dietro le quinte, quanti sono? 40, 30? 30 anni ormai di attività con i ragazzi diversamente abili. Quali sono le problematiche? Le problematiche sono esclusivamente economiche, perché sappiamo perfettamente che adesso le società non hanno più quei contributi regionali che prima avevano, e quindi ci dobbiamo inventare sempre qualcosa. Devo dire che i genitori si impegnano tantissimo, ma per non caricare troppo sui genitori ho avuto l'opportunità e la fortuna di incontrare, grazie alla mia amica Anna Maria Virzì, questa splendida donna che ha accolto la nostra richiesta, e quindi d'aiuto, sì, e quindi si sono inventati questa bella serata di beneficenza organizzando la vendita di abiti, e quindi è andata bene, perché grazie a loro noi andremo, domani partiamo e andremo a Pisticci appunto per i campionati nazionali di nuoto. Grazie alla loro beneficenza questi meravigliosi ragazzi potranno partecipare ai campionati nazionali di nuoto. Forza, ecco, esultate ragazzi! Allora, un applauso devo fare a Caterina. Questa organizzazione è partita già 2 mesi prima della data della sfilata, grazie all'impegno di tutte le socie del club Palermo Mondello e del contributo di tutti gli altri club di Palermo, dell'Inner Wheel. Sì, hanno sposato tutti. Quindi ecco, 2 mesi delle immagini, fa. Immagini, intanto c'erano delle modelle bellissime. Bellissime, che erano alunne della Silisa, perché la Silisa è una professoressa che insegna lettere, alunne oppure nipoti di ogni socia, figlie, quindi ragazze normali che si sono prestate per questa sfilata, sempre per una buona causa. Abbiamo visto anche gli abiti, insomma, di grandissima fattura. Sì, grande fattura, sì, tessuto, gli abiti di Nunzia La Rosa veramente sono stati fantastici, sono piaciuti tantissimo e hanno fatto un grande successo, quindi eventualmente per una prossima bisogna riprenderlo. Grazie Caterina. Anche però io volevo aggiungere, sì, io ho parlato fuori in attesa con alcuni genitori, con la mamma e papà di Danilo, il quale mi diceva delle storie che Danilo racconta e che papà scrive, mi è venuta l'idea che si potrebbero trasformare in recita in teatro queste storie, perché mi ha dato un cenno, mi sono sembrate abbastanza fantastiche, bellissime. Quindi pregherò eventualmente il mio amico consigliere Giulio Cusumano, che lui è della Federteatri, quindi conosce artisti e teatri, che è sempre disponibile, eventualmente per vedere, devo chiedere sempre in assemblea, deve venire deliberato. Non è nuova perché questa cosa, Gaspare se lo ricorderà, noi il Teatro Politeama l'abbiamo fatto con Mara Venier addirittura circa 20 anni fa, dove i ragazzi si sono esibiti, hanno fatto una rappresentazione teatrale. No, io dicevo teatrale. La storia, farle esibire ad artisti. Certo.
ad artisti. Ah no, è più bello secondo me che lo facciano loro, perché oppure ci sono poi, tante associazioni che stanno facendo pure teatro, certo, con quella di dovrò Giovanna proporlo Lotta, alla nuova presidente che sarà Daniela Mazzamuto, ma penso che ce ne sono, accoglierà. Adesso poi c'è la testimonianza di un genitore che io volevo sentire, magari fra un poco lo facciamo entrare pure in studio, che insomma vuole proporre delle produzioni, me ne aveva parlato. Però vorrei tornare ancora una volta, perché i nostri amici a casa devono essere sensibilizzati a proposito delle problematiche. Allora gli faccio una cosa, chiamo Gaspare Canci, venga un attimo, venga, si accomodi, venga pure, entri qui così, tanto qui abbiamo il microfono panoramico, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ci muoviamo come... Buonasera, ben trovato, si accomodi qua, tanto se lei si mette qui... Pronti per... Vabbè, già li avevi visti prima, non fa la cosa che adesso... Facciamo finta che sto entrando... Allora, quali sono le problematiche? Lei che ormai da 30 anni segue, insomma, siamo amici, tanto diamoci del tu, perché sennò facciamo una cosa finta, non mi piace, noi dobbiamo essere sempre veri. Allora, quali sono le problematiche legate allo sport paralimpico, come in questo caso di questi ragazzi? Intanto, buonasera. Io ringrazio Catalina per quello che hanno detto e quello che hanno fatto. Abbiamo ricevuto questa donazione che farà in modo che questi ragazzi abbiano questa esperienza di vita che è unica, cioè partecipare a dei giochi nazionali, gli Special Olympics, che sono delle piccole Olimpiadi. Quindi sarà una manifestazione che ricorderanno per sempre. Poi se un altro anno andremo lo vedremo noi. Ecco, lo dico quelli a casa, perché scusi, loro lo se sanno. Se un altro anno andremo lo vedremo noi. Il problema della disabilità sportiva è principalmente quella economica, in quanto tutte le spese, o quasi tutte le spese, sono a carico dei genitori. Ecco. Anche perché difficilmente regione, questi ragazzi lavorano. Noi siamo non è qui che... con quattro ragazzi che rappresentano... A parte loro che fanno gli animatori, lui fa il DJ... Sono quattro ragazzi che rappresentano 12 ragazzi che noi abbiamo in società. Non sono, ecco. Loro rappresentano... Quanti ne avete in tutto? Noi tutti ne abbiamo 14. 14 che fanno tutti i gare, e tutti devono avere un peso e tutti devono essere, diciamo, equamente premiati. Cioè, non possiamo noi andare con 2 su 12 ai campioni italiani. Dobbiamo non è che si fa una selezione come nel... Dobbiamo cercare di accontentare tutti e farci vivere a tutti. E quanto sono i costi di queste trasferte? No, io non dico i costi, lo fanno i telespettatori i costi. Noi andremo domani con 2 pullman affittati da 9 posti, 3 macchine. Una delegazione di... E dove andate, scusi? Andiamo a Pisticci Marina, vicino a Matera. Sono 8 ore di macchina. 8 ore? Andato, 8 ore ritorno. Senza il traghetto però. Nuotiamo. Ah, o che facciamo un passaggio alle persone che vengono dalla Libia. Oppure nuotate. Sì, un chilometro e 8 lo fanno a nuoto tranquillamente. Loro sono previsti. Attenti però agli squali. Così risparmiamo pure i soldi del traghetto. Va bene? Alla fine e quindi sono, lo sai meglio di me, sono i costi, perché insomma la regione aiuta con un contributo che... Lo possiamo pure dire, perché sono cifre ufficiali. Io sono in prima fascia, significa una delle società più grosse della Sicilia, e prendo 700 euro l'anno. Penso che con queste cifre c'è da dire che questi soldi li ho presi lo scorso anno, perché ho un campione del mondo che non entra in questa categoria, è un'altra categoria, fa atletica leggera, e vanno investiti per lui, perché ha 2 campionati italiani da fare sotto spese, quindi... Quindi 700 euro vanno... Sì, ma infatti sto facendo in modo che il ragazzo va in un'altra società per avere... Senta, ma perché abbiamo questi problemi? Perché non arrivano i finanziamenti quando spendiamo poi dei soldi per cretinate assurde? No, perché penso che, insomma, questo penso, dico... Sono non si esponga troppo, perché sennò non le danno più niente. No, faccio finta che... Già non le danno niente adesso, se lei si espone... No, ma ultimamente penso, con una missiva che ho fatto, di perdere anche questi 700 euro. Ha fatto già una lettera di tempo. Sì. E quindi penso che non ci interessano questi soldi. Va bene, chiedo alla regia quanti minuti ho, perché volevo sentire pure quel papà, una testimonianza di un genitore. Io volevo invece dire una cosa e poi vado, Roberto, perché di ogni ragazzo, come tu sai, ben sai, dobbiamo cogliere le loro capacità, che poi magari nello sviluppo diventano abilità. Che diventano abilità. Si avvicini qua perché c'è il microfono lì, se no. Questi ragazzi hanno delle capacità notevoli, ma non solo loro, tutti i ragazzi che nascono hanno delle capacità. Li dobbiamo tirare fuori e fare diventare abilità. Loro, ognuno è abile nel suo mondo e nella sua abilità. Lui, se lo senti cantare questi rap, a me lascia
Che fa? Lui è un rapper. Lui è un rapper, poi ci cantano e lui comincia a cantare, ha un senso musicale. Alla fine chiudiamo lui, con la canzone. Lui dai. Fa teatro, batteria, animazione, lui fa le storie, ognuno di loro ha le loro abilità. Infatti è diversamente abili. Ecco. Noi abbiamo tirato fuori l'abilità. Qualcuno a casa però no, dica. Devo... Allora, questa serata non è stata solo una serata di perdonare, di donazione, è stato anche un messaggio, noi abbiamo voluto mandare un messaggio specialmente alle famiglie, ai genitori, dove l'ostacolo più grosso ancora da superare, specialmente nel disagio mentale, c'è ed è lo stigma. Sì. Perché lo sport non fa bene solo al fisico, ma specialmente alla mente. Io faccio parte anche di un'altra associazione, meravigliosamente, come volontaria a tutela di persone con disagio mentale, parliamo di schizofrenia. Io sono convinta che tra tanti ragazzi, e invito qui Gaspare Ganci, Ada, eventualmente a venire nelle comunità terapeutiche assistite, ci sono tanti ragazzi che secondo me con lo sport possono anche migliorare la qualità della vita. E migliorare la questo qualità abbiamo della detto. Vita. Allora Giancarlo, ti faccio fare una cosa pazzesca adesso, non so come farai, però dobbiamo far entrare un genitore che è quello lì che c'ha il figlio importante. Lei che c'è il figlio importante, no, lo sto dicendo perché sta lì là del benestore. No. Uno dei genitori, mi pare che era lei, insomma. Allora, facciamola entrare in qualche modo, però stiamo attenti alle telecamere, qui è tutto un giro della cosa. Stiamo parlando di ragazzi diversamente abili che fanno parte della polisportiva Alba Palermo, è una polisportiva che raccoglie ragazzi diversamente abili e poi li introduce nel mondo dello sport, aiutandoli naturalmente, visto che finanziamenti non ce ne stanno per far fare lo sport a sti ragazzi, loro si danno da fare, insomma, e trovano poi l'Inner Wheel, il Rotary, insomma, ad altri di buona volontà che organizzano per cercare di far svolgere queste attività a questi ragazzi che sono davvero meravigliosi. Allora, facciamo entrare, sì, l'abbiamo microfonato pure, noi siamo proprio avanti, siamo quasi Mediaset, Rai, Sky, insomma, una cosa del genere. Attenzione alla telecamera, ecco, saluto, venga da questa parte, no, passi davanti, non si preoccupi, noi qui andiamo, sì, non si preoccupi. Allora, dica il nome, lei è un genitore, lei è papà di chi? Io sono il papà di Luca. Di Luca, eccolo. Sì, di Luca Mammana, con tutti i ragazzi, praticamente ormai ci conosciamo da anni, e da anni cerchiamo di abbattere certe barriere, barriere che principalmente hanno i ragazzi, come diceva la signora poco fa, praticamente si possono abbattere principalmente lei con è un lo genitore, sport. Io quello che voglio è la testimonianza di un genitore, per far arrivare a casa anche la possibilità, insomma, di capire quali sono le difficoltà che hanno questi ragazzi a fare sport. Le difficoltà che hanno i ragazzi per fare lo sport, praticamente loro li superano quando è che stanno assieme, arrivano praticamente in piscina, sì, arrivano subito. Questa, guarda. La 2? Non ho capito Giancarlo, quella piccola, scusi, qui ci abbiamo 6 telecamere. Sì, questa piccola, va bene. Allora, e vai. Allora, difficoltà principalmente loro li affrontano con l'agonismo che hanno internamente. No, le difficoltà dei genitori. Le difficoltà dei genitori sono tante, perché la vita è un continuo sale e scende che inizia dalla loro nascita praticamente e si concluderà poi successivamente in un terzo momento. Io dico una cosa praticamente, questo è il messaggio che voglio dare, che quando c'è una disabilità diversa, io la chiamerei un'abilità diversa, la vita della famiglia e del ragazzo in questo caso si divide in tre momenti. Il momento, diciamo, che è quello scolastico, dove con l'aiuto praticamente di tutti i supporti praticamente della scuola praticamente c'è un notevole aiuto ad iniziare a affrontare praticamente questa tematica. Ma nella scuola li aiutano, sì? E in linea di massima sì, poi ci sono sempre qualche difficoltà, però è di ordine, diciamo, così, di preparazione di ognuno, però in linea di massima si trovano delle ottime persone. Quando i due genitori lavorano, sono tutte e due impegnati.
impegnati. E questo è un grande problema, questo qua, perché non sai tante volte come lasciare, perché anche in questo caso praticamente lasciare di solo è un problema, quindi bisogna cercare di essere affiancata dalla famiglia allargata, dico io, oppure di parenti, amici e così via. Ma per me questo è un grosso problema, perché è un grosso problema, perché essendo di un paese è difficoltoso. No? Di dove siete, cioè, dove? Io sono di Castel di Lucio, che è un paese della provincia di Messina, quindi però ormai da parecchi decenni praticamente che abitiamo a Palermo. Lei ha delle idee da proporre? Per... Io ho delle idee da proporre, ce ne sono tante da fare. Una, non me dica una velocemente. Quella di riempire praticamente le giornate di questi ragazzi praticamente al di là della perché dopo la scuola c'è il vuoto totale, e quindi se si inizia a lavorare dopo, in questo senso praticamente, per cercare di programmare il dopo di noi, che oggi è molto diffuso, praticamente bisogna partire sempre da lontano, cercare di farli. Noi con un gruppo di genitori ultimamente abbiamo fatto anche un'esperienza delle mani in pasta, a cominciare a prepararle, a fare cucinare praticamente tra loro stessi. E questo è stato una qualcosa del genere. È un po' praticamente, oltre allo sport, praticamente cerchiamo di fare anche arte per cercare di tenerli impegnati. Insomma, perché devono riempirgli la vita. Perché, insomma, esattamente, perché il messaggio che bisogna cercare di dare praticamente. Però dica lei altri... che è un genitore, dica a quegli altri, ai suoi colleghi genitori che hanno degli altri ragazzini che sono diversamente abili. Dica che bisogna portarli fuori da casa. Il mio messaggio è fuori la disabilità nascosta. E quindi basta uscire da casa, che ci sono tante cose che si possono fare, mettersi assieme, sono sacrifici. È migliorata la vostra qualità della vita con lo sport? Con lo sport sicuramente. Di voi genitori, dico, non di lui, perché di lui non lo sappiamo. Sì, di noi genitori è un sacrificio, perché è un continuo sale e scende. Ma vi è migliorata la vita, lo vedete più felice? Vedere la soddisfazione del proprio figlio è una cosa praticamente che, che aiuta. E soprattutto, e soprattutto... quando c'è un'abilità diversa. Guarda che il papà che si emoziona pure. Il papà che si emoziona, vabbè, però giusto, una cosa, un altro messaggio che voglio dare, un'altra cosa. Io non sono un tipo di un carattere forte, però posso dire una cosa, che da quando è nato Luca ad oggi lei è diventato più forte. Non mi sono mai arreso, anzi mi dà vigore e cerco di combattere anche le scuole. Vieni qua Luca, perché poi questa cosa, siccome noi pure la registriamo, tu ti vedrai in televisione con papà. Ecco. Sì, sì. Guarda lì, inquadratemi. Ecco benissimo. Hai visto? Ma un po' con tutti. Questa cosa ti resta. Sì. Ma questo papà un po' rompe? No, hai detto non no. È un po'. No. Ah no, poco. Io gli ho detto. Ma papà, insieme sei andato fuori, sei partito con papà? Sì, sì, insieme a te. A giocare? No, e dove? Te lo Lucio. Ah, è partito, siamo andati a Castel di Lucio, siamo andati a trovare gli zii, praticamente gli amici, sì. E là è praticamente abbastanza si trova. Tu sei un animatore! Sì, sì. Complimenti. Sì. Vediamo un po' di affrontare queste. Allora, papà adesso... Se ne va fuori. Diglielo, papà, vai. Va fuori. Fuori la disabilità da casa. Papà, vai. No, di qua, papà, vada di là. Vado di là. Vado di là, vada di là. Complimenti. Va bene, complimenti. Papà, fuori. Sì, fuori. Come hai fatto, papà? Fuori. Va bene. Allora, quanto ci abbiamo? Abbiamo finito, mi pare, siamo... Va bene. Allora, siamo proprio in conclusione. Noi ci rivediamo, perché comunque qui l'Inner Wheel si è preso impegno e continua a organizzare, da qui il team manager, quindi deve organizzare tutta la parte tecnica, cose varie. E lei non fa come sempre, lei non fa mai niente, perché lei sta organizzando, lei la trasferta la sta organizzando, lei. C'era Edi che voleva dire una cosa. Che vuole dire? Sì, dire un attimo qua. No, di là. No, da lì, Edi, da no, qua. No, da qui, gira. Venga di qua. Facciamo una passata. Danilo, aspetta. Lo microfono io, va bene, Giancarlo? Esatto. Mi parli qua al microfono, che io tanto c'ho il microfono qua. Guardiamo là, perché ora ci inquadrano là. Dica. Ciao a tutti, sono il DJ, faccio il nuoto, sono cantante. E adesso noi ora cantiamo, infatti io volevo concludere e poi tu mi fai un pezzo di rap, va bene? Si chiama Liberi. Che si chiama Liberi? Ah, bellissimo. Casualmente si chiama Liberi, perché la libertà è una cosa bellissima, vero?
Va bene, allora chiudiamo qui. Noi ringraziamo Ada, ringraziamo il presidente Cottone naturalmente per averci dato il contributo. Grazie, ringraziamo tutti i ragazzi, mi raccomando, portate le medaglie. Le medaglie. Sì. Io una per me, magari. Ok. Va bene. Ricordatelo. Okay. Okay. Allora, noi due chiudiamo con questo rap. Io faccio il tempo e tu vai. 5, 6, 7 e 8. Liberi, siamo sempre liberi, liberi di cavare sempre un sorriso, liberi di amare il sole sempre viso, liberi di amare in un mondo da cambiare, se ti cadiamo insieme tutto questo può cadere, liberi, liberi ancora di sognare, dai un paio d'ali che io posso volare, vola senza limite, vola sul cielo, oltre i confini del tuo pensiero, ciao! Meglio di così non potevamo chiudere, grazie a tutti, vi abbiamo dato un altro spaccato di vita che naturalmente dobbiamo portare sempre nelle vostre case. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Ogni giorno a migliaia di bambini vengono somministrati farmaci non sperimentati per uso pediatrico. Spesso senza nessuna prescrizione né controllo medico. Ma chi li espone a questi rischi? Non dare loro i tuoi farmaci. Lattanti, bambini e adolescenti non sono adulti in miniatura. Rivolgiti sempre al pediatra. Se ti sta a cuore la loro salute, il senso della misura non basta. gtsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gtsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Why don't you stop now? Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale, produttori e registi cinematografici, personaggi del mondo televisivo, radiofonico, sportivo, saranno premiati con il Paladino d'Oro. Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale, Sport Film Festival. Never been so real. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. La tua occasione è il 10 luglio, il casting, The Look of the Year. Chiama adesso al 338-97-54-686. La prossima top model puoi essere tu. The Look of the Year, 10 luglio, il casting.